Salve a tutti! Mi presento, sono il dottor D. E oggi sono qui per la nostra prima lezione sulla vitamina D. Non tutti sanno che la vitamina D è molto importante per il nostro organismo. È grazie a lei se il calcio che assumiamo con l'alimentazione finisce proprio lì, nelle ossa, dove è più utile. Chi ha una forte carenza di vitamina D, infatti, è più esposto a malattie come il diabete, l'artrite, alcuni tipi di cancro, senza contare che la carenza di vitamina D rende le ossa molto fragili. Come evitare tutto questo? Beh, la vitamina D può essere assorbita grazie alla dieta, ma purtroppo sono pochi gli alimenti che la contengono. Pesci grassi come lo sgombro o il salmone, il tonno, il tuorlo d'uovo, burro, latticini e in ogni caso non in quantità rilevanti. Esiste però un altro modo per dare al nostro organismo la giusta quantità di vitamina D. Basta esporsi alla luce del sole. Sì, esatto, proprio lui! Se colpita dalle radiazioni solari, la pelle produce spontaneamente la vitamina D e solo quel tanto che serve al nostro corpo, mai in quantità nocive. E basta anche un'esposizione molto breve. La sintesi cutanea di vitamina D dipende però dall'età, dal fototipo, ossia dal colore della pelle, dall'ora di esposizione, meglio nelle ore più calde, ma mi raccomando, senza esagerare, e dalle parti del corpo esposte. Scoprite braccia, viso e gambe. La vitamina D, sintetizzata nella cute grazie al sole, per essere metabolicamente attiva, deve compiere un percorso tortuoso attraverso l'organismo, passando prima dal fegato e poi dai reni. Solo allora si trasformerà nella sua forma attiva, l'unica utile al nostro organismo. Quindi, per una vita sana e felice, non state sempre chiusi in casa davanti a computer e console. Spegnete i televisori, uscite e godetevi il sole! Il vostro corpo farà il resto. Nel caso in cui, però, dieta ed esposizione solare non siano sufficienti a garantirvi il giusto fabbisogno di vitamina D, è opportuno ricorrere alla sua supplementazione. Buona vitamina D a tutti!